Se il nostro vivere il tempo significa lasciare delle tracce attraverso le azioni e il fare quotidiano, meglio se orientato e guidato dai valori, cioè dare un senso vero e giusto alla vita, e avremo vissuto da protagonisti. Se dal 1700 circa si continua a ricordare ancora oggi l'opera evangelizzatrice di San Pompilio, è segno che il giovane Domenico Birrotti ha vissuto il suo tempo da protagonista, con scelte coraggiose e improntate all'attualizzazione quotidiana dei valori ricevuti e trasmessi dal padre, professore di legge, signor Girolamo Birrotti, dalla madre Orsola Bozzutti, oltre che dal fratello della mamma, don Antonio Bozzutti, sacerdote diocesano di Montecalvo. Figura complessa e affascinante quella di San Pompilio, che ha interessato un vasto territorio con la sua azione di apostolato, in tempo di crisi di valori ed emergenze, a sostegno di quel segno indicatore di come sostenere la precarietà dei tempi e delle situazioni, senza perdere il senso dell'assoluto di Dio. Montecalvo, agli inizi del 1700, attraversa, come tutto il regno di Napoli, un momento di crisi. Ci si interroga se non è giusto che l'uomo ritorni ad occupare la centralità del suo ruolo, se il frutto del suo lavoro non abbia da arricchire anche la sua umanità. È un momento di sofferenza per la Chiesa e per la società civile. Montecalvo Irpino è un paese di 4.600 abitanti a nord della provincia di Avellino, sul confine con la provincia di Benevento. Il suo territorio, prevalentemente collinoso e che non supera i 600 metri sul livello del mare, offre un ambiente ideale per un contatto con la natura in pieno relax, con approfondimenti culturali e degustazione di prelibatezze gastronomiche tipiche. Mezlan, che significa immergere, è il termine giusto per indicare la modalità di vivere il territorio, sia urbano che extraurbano, per assaporare le antiche tradizioni che nella semplicità racchiudono i valori del tenace popolo dell'Irpinia. Il borgo antico si sviluppa intorno alla sommità del colle più alto del territorio comunale. Caratteristiche le stradine ed i vicoli che ne fanno un paesaggio silente e rilassante, anche se il tutto si snoda tra continui saliscendi. Le abitazioni, specialmente le più antiche, tutte in pietra, hanno alcuni fregi che lasciano intravedere l'opera di maestri scalpellini del Seicento. La zona del Trappeto, la più antica, rappresenta quasi un percorso archeologico con le antiche abitazioni, alcune scavate nella pietra arenaria. Suggestive mastodontiche le mura del castello in fase di restauro, intorno al quale la popolazione si rifugiò per sfuggire alle invasioni longobarde.
Intorno al castello, dopo il 1400, si sviluppò l'attuale nucleo abitativo, con strutture sempre più moderne. Adiacente al castello, la struttura della seconda metà del 1400, di stile tardogotico, con i caratteristici archi a sesto acuto, che ospita la statua di Mamma Bella dell'Abbondanza, tanto cara a San Pompilio. Un ambiente sobrio, quello vissuto dall'infanzia di San Pompilio, dove nacque il 29 settembre del 1710 nel Palazzo di Famiglia, oggi sede del Museo Pompiliano che si affaccia su una piazza a lui intitolata. E tra questi saliscendi e i vicoli che si intrecciano, che il giovane Domenico Pirrotti matura l'idea che si concretizza con un sì al progetto di Dio sopra di lui. Una scelta ferma e determinata, come traspare da uno scritto da Melfi, dove era studente di filosofia, al padre: ricuso di essere o solo santo o solo dotto, ma è santo e dotto insieme. Una formazione maturata nel convento degli Agostiniani di Santa Caterina e presso i frati riformati nel convento di Sant'Antonio a Monte Calvo, con accanto sempre il padre. Padre Nicolò Maria Severino, predicatore scolopio in Monte Calvo, contribuì nel 1726 a dare le informazioni sull'ordine e il suo fondatore, la missione soprattutto. Ed una notte, nascostamente, il giovane Domenico parte alla volta di Benevento, dopo aver lasciato un biglietto ai suoi. «Non stimerete per mancanza alcuna la mia fuga senza vostra licenza, perché nel Vangelo è scritto che se il padre si ponesse sopra la soglia della porta per impedire al figlio a fuggirsene per servire a Dio, può senza alcun peccato calpestarlo e fuggire al servizio di Dio». Inizia così un cammino di formazione culturale e cristiana che diverrà sempre più incalzante e determinata, anche per un certo fascino verso il fondatore delle scuole pie, Giuseppe Calasanzio, fondatore della prima scuola popolare d'Europa. Una scuola orientata alla formazione dei giovani attraverso gli insegnamenti della dottrina cristiana e delle nozioni di istruzione elementare. Nel 1727 è a Napoli, dove apprende le regole della comunità. Obbedienza, castità, povertà sono le stelle delle scuole pie, e l'anno dopo il chierico Domenico giurò perpetua fedeltà col nome di Pompilio Maria di San Nicola. Diversi momenti e i periodi che trascorre da Chieti a Melfi, con qualche sosta riposo per ritemprare il fisico provato da qualche acciacco. Nella geografia della presenza dei padri scolopi, un posto di rilievo dal punto di vista didattico per la formazione filosofico-teologica dei giovani padri scolopi è occupato dal Collegio di Chieti. L'idea, la realizzazione e la fondazione l'ha voluta lo stesso fondatore Giuseppe Calasanzio nello stabile oggi Convitto Nazionale Giambattista Vico. Elemento iniziale propulsore è stato padre Angelo Morelli, già allievo di Tommaso Campanella e frequentatore, con altri due padri, di Galileo Galilei, lo scienziato di Arcetri. A Chieti, Pompilio Maria Pirrotti è stato giovane diciottenne per attendere agli studi di retorica e filosofia, qui vi è tornato come padre e qui viene chiamato per la prima volta santo. Nel 1732 è a Turi, in provincia di Bari, come maestro di scuola primaria. Spetta al nostro istituto insegnare ai fanciulli, fin dai primi elementi, a ben leggere, a far di conto, la lingua latina e soprattutto la pietà e la dottrina cristiana, la grande pedagogia calasanziana e l'amore. Già, è proprio l'amore, l'amore di servire Dio, che lo porta nel 1734
a essere nominato sacerdote a Brindisi. Il giansenismo, imperante nel secolo, lo porta presto ad un cammino controcorrente e ben presto i superiori contrastano questa visione popolare, a differenza dei ceti agiati che si sentivano più nobili nel professare una dottrina più severa. Padre Pompilio è per una maggiore frequenza all'Eucarestia e meno per un rigorismo di disposizioni tali da rendere inaccessibile il sacramento. Viene per questo nominato l'apostolo della comunione quotidiana, perché considera l'Eucarestia medicina dell'anima. La sua dottrina è pratica, piana. La sua vita è comunità, confessioni, predicazioni, e nonostante la sua giovane età, nel 1733 a Francavilla Fontana viene nominato maestro di retorica per la sua erudizione e per la buona maturità umana e religiosa. È questo, quello di Brindisi, un momento forte per il padre, che, come da testimonianze, giunge ad una vera e propria conversione e ad interiorizzare il pensiero della morte. Deus meus et omnia. Patimenti voglio in questa vita, sì, caro Gesù. A Ortona, maestro di scuola nel seminario per i giovani aspiranti sacerdoti, frequenta il ceto medio-basso, quello dei contadini, dei modesti artigiani, dei bisognosi in genere di un sussidio, oltre che degli abiti. La preoccupazione di padre Pompilio è tale che è lui stesso ad andare in giro questuando con la sacca sulle spalle. Ad Ortona si ricorreva spesso a lui per quella infinita disponibilità. Riposava poco, avvolto in un mantello, sdraiato sulla nuda terra, dedicando molte ore alla preghiera e allo studio. Diventerà presto un religioso sorvegliato. Il 31 marzo del 1744 riceve inaspettato l'ordine di partire per Napoli. La comunità scolopica era turbata dalle messe affollatissime, dal parlatorio e dal confessionale assiepati, dal capezzale dei moribondi a cui veniva spesso chiamato. A Napoli resta per circa 12 anni. Sarà l'apostolo degli ultimi, impegnato a restituire ai poveri la dignità e la coscienza ai ricchi. La città nascondeva miserie profonde, lazzaroni e fanciulli coperti di stracci affollavano i vicoli, ove si vivevano profonde vergogni morali e latrocini. La serietà delle sue azioni lo rende esigente, scomodo, non simpatico. Intorno a lui, tra il popolo, si raccoglie una larga schiera di devoti. I cattolici, secondo padre Pompilio, non possono restare nel cerchio della loro individualità. Devono calarsi nell'umanità di cui sono parte ed usare la parola dono di Dio per indicare agli uomini la via. Queste posizioni e queste azioni comportano a padre Pompilio, per ordine del cardinale arcivescovo, l'espulsione dal regno di Napoli. Di sera, con le sue bisacce, padre Pompilio partì per Chieti, nonostante le richieste dei napoletani. Non farà più ritorno a Napoli. Ma dovunque vada, padre Pompilio scuote le coscienze, riscuotendo consensi popolari, e tuttavia il suo pensiero resta immutabile. Il Signore mi vuole in queste incombenze, ma io non ci fatico. Esso agisce, opera. Io sono una misera voce. Sempre inginocchiato presso l'altare, nelle ore notturne si prostrava totalmente a terra e pregava con l'unica costante presenza, la mamma bella.
ancora una volta, dal Padre Generale della Congregazione, con ordine supremo da Roma, nel 1764 riceve l'ingiunzione di astenersi dal confessare e dal predicare. Nel 1765 poi viene trasferito a Campi Salentina. A nord della penisola salentina, immersa tra vigneti ed ulivi secolari, sorge Campi, antico insediamento di popoli provenienti da Valesio, Afra, Bagnara Terenzano. Questi centri sorgevano sulla parte terminale della Murgia Varese, che si estendeva fino ad Otranto. Intorno al 920 circa, i Saraceni, che nel frattempo avevano saccheggiato Lecce e che intendevano portarsi sino ad Oria per fare altrettanto, costrinsero queste tranquille popolazioni a rifugiarsi in un vasto bosco, l'attuale Campi, adattandosi in capanni di fortuna realizzati con pietre e paglia, le pagliare, poi via via in case ricoperte di tegole, i cui ruderi sono ancora presenti a qualche punto del paese. Oggi Campi Salentina è una cittadina di circa 12.000 abitanti, con un aspetto nuovo ed un centro storico che conserva ancora la struttura originaria, con le naturali modifiche che nei secoli si sono apportate. Come sede del capitolo dell'Arcidiocesi di Lecce è anche centro di diverse chiese, sorte nel nucleo abitativo, segno di un culto maturato nel tempo. La cittadina di Campi, con la presenza dei padri fin dal 1628, si arricchisce negli anni 50 con la presenza anche delle suore calasanziane. L'idea nasce negli anni 50 dal cuore e dalla generosità del dottor Salvatore Calabrese, che dona il suolo edificatorio ed inizia a sue spese la costruzione dello stabile. Il nome scelto fu quello prediletto da San Pompilio quando parlava della Madonna, Mamma Bella, nome che si è esteso poi all'intero rione che è nato e si è sviluppato all'intorno. L'azione umana, sociale e religiosa che si svolge testimonia il carisma calasanziano: evangelizzare educando l'infanzia abbandonata e svantaggiata. Oggi l'attività continua con l'accoglienza e l'aiuto ai ragazzi in difficoltà, con la bella realtà della scuola dell'infanzia e con la cura spirituale e religiosa nella chiesa e nel rione. La parte più moderna della città risente dell'architettura abitativa che si è sviluppata a partire dagli anni 60. Sede della pretura e di una tenenza dell'arma dei carabinieri, con un ospedale e una sede staccata della ASL Lecce 2, pongono la vita cittadina al centro dei comuni a nord di Lecce. Una economia che ha subito nel tempo una leggera trasformazione, passando da una vocazione prevalentemente agricola ad una di tipo artigianale, per la quale alcuni insediamenti danno lavoro a diverse famiglie, con alcune resistenze agricole che stoicamente riescono a tenere in vita il vigneto e l'oliveto. Un clima prevalentemente mite anche d'inverno è un allettante invito ad un soggiorno, oggi con una tendenza alla riscoperta della vacanza in campagna, con timide iniziative di agriturismo. Il Mare Ionio a circa 20 km e l'Adriatico a 11 consentono rapide escursioni anche in bici per una vita più a stretto contatto con la natura, abbastanza rigogliosa e coloratissima, specialmente in primavera.
Dal 1765 al 1766 Campi attraversa un terribile momento di carestia dovuto ad una eccezionale siccità. È il momento in cui padre Pompilio Maria Pirrotti arriva a Campi Salentina proveniente da Ancona. Nel mondo della cultura, come si evince dal pannello di benvenuto, Campi si è sempre distinta. Tra le numerose scuole, la più antica è la scuola Calasanzio dei Padri Scolopi, presenti a Campi fin dal 1628. Tanti e grandi educatori hanno formato generazioni di cittadini di Campi e del Salento e promosso la cultura tra i figli del popolo secondo la pedagogia di San Giuseppe Calasanzio con la scuola e un apposito regolamento scritto dallo stesso fondatore San Giuseppe Calasanzio. La presenza dei padri, dopo la chiusura del convitto e della scuola, continua oggi nel santuario che conserva le spoglie di San Pompilio, trasmettendone il suo messaggio e la sua spiritualità di religioso, di educatore, di santo. La venuta a Campi di padre Pompilio Maria viene accolta come una singolare grazia. Subito si sparse la voce: è venuto il Padre Santo. Veloci furono i prodigi che ne scaturirono. Di giorno in giorno si moltiplicavano le confessioni e le comunioni, mentre si modificavano atteggiamenti e costumi che divenivano più cristiani e civili. Abbracciò tutte le miserie e le necessità temporali. Con grande cuore dispensava beneficenza, donando ai poveri, mentre frequentava le famiglie nobili del tempo per ricevere il necessario da devolvere ai bisognosi. Benché umile e poveramente vestito, egli era accolto come un messo del cielo, perché aveva sempre sulle labbra la parola buona e confortatrice. Ed era lui stesso nel consegnare, accennando alla celeste benefattrice, che esclamava: ecco ciò che mamma bella ci ha procurato. E invitando i beneficiati ad un pensiero di gratitudine diceva: vedete come mamma bella ha fatto belle queste fave e questo pane. Privilegiati della sua carità erano i fanciulli, ai quali ogni mattina distribuiva loro quanto riusciva a raccogliere il giorno prima. Non solo, ma era diventato un punto di riferimento anche per gli adulti che sempre più numerosi affollavano le sue messe. Buone erano le relazioni che interponeva tra la casa marchesale e le famiglie primarie di Campi. Il governo feudale incominciava a perdere terreno, mentre maturava nelle coscienze un governo democratico con le naturali lotte che ne derivavano. Padre Pompilio, con la sua azione amabile e forte di carità cristiana, spesso interveniva per moderare le esagitazioni. Ma il suo ritorno a Campi, con la febbre ormai incalzante, è caratterizzato da quella caparbia volontà di servire Dio sino alla fine, al punto che dai confratelli viene accompagnato dal suo confessionale nella sua stanzetta. Qui ottiene dai superiori, dopo i sacramenti, di lasciare il giaciglio per morire penitente su una piccola cassa. Al tramonto del 15 luglio del 1766, con la stola sacerdotale e il crocifisso tra le braccia, pur con il volto segnato dai dolori, ma sempre sereno e gli occhi rivolti al cielo, muore padre Pompilio Maria Pirrotti. A leggere le testimonianze del tempo per padre Maria Pirrotti, come per il Papa Giovanni Paolo II, crediamo ci sia stata analoga acclamazione per una santità immediata. Un'attestazione popolare, segno di un incondizionato amore verso questo padre della carità e della misericordia. Tuttavia, anche se gli onori degli altari sono avvenuti molto tempo dopo, il ricordo e l'attestazione di gesti e atteggiamenti da emulare sono ancora vivi, come la distribuzione del pane, una volta benedetto, nel santuario.
Il ricordo della bontà caritatevole del santo viene fatto rivivere in questa forma. Partecipata e vissuta intensamente è la processione per le vie cittadine, che si animano per venerare e accogliere la statua. Un fermento di fede comune a due territori diversi per cultura, economia, paesaggio, ma con la stessa tradizione popolare ed una fede che li accomuna e si tramanda nel tempo. Oggi, a distanza di oltre tre secoli, se una cittadina e due sindaci si trovano insieme per onorare un santo, è segno che qualcosa ha smosso la mente di tante culture. Una riflessione profonda, crediamo, per ricordare una testimonianza forte del suo tempo e unire generazioni e culture diverse. Una figura di un uomo prete che, lontano dal teologizzare, nella sua vita ha proposto una dottrina sminuzzata, legata a simbolismi, ad esempi della vita comune, scendendo persino a suggerimenti di comportamento. C'è sicuramente un desiderio nascosto nel volto curioso, attento ed ammirato. Conoscere e studiare meglio quanto sia attuale la figura di un normalissimo giovinetto che nella prima metà del 1700 ha deciso della sua vita in termini di essenzialità: donarsi con un amore incondizionato agli altri, agli ultimi, ai più piccoli. Padre Pompilio Maria ha scelto di vivere da protagonista del suo tempo, lasciando delle tracce. Sono stati tanti i giovani nell'arco della sua breve vita e tanti anche dopo, nell'arco di tre secoli, che hanno seguito le sue orme. Ricordando appunto San Pompilio, ricordando il suo legame alla storia di questa cittadina, non dobbiamo sottovalutare la necessità di portare sempre la società nella quale viviamo non solo la nostra professione, ma anche quella carica umana, quella carica, ecco, di valori cristiani che servono molto per prevenire gli stessi problemi che la società rischia di dover affrontare. Hoc erat in votis. Questo era il nostro sogno ed erano i nostri desideri: poter dare alla nostra città un segno visibile, un segno tangibile della presenza di un santo in mezzo a noi. Questo desiderio, questo sogno si è realizzato. Nel 1934, giornate straordinarie per la canonizzazione del nostro santo. Le persone di una certa età, e ancora ce ne sono tante, ricordano veramente quei giorni come eccezionali per la città di Campi, per i paesi vicini e per tutto il Salento. Ecco allora, in continuità ideale con il nostro passato, viviamo questo momento forte della nostra devozione a San Pompilio, perché non solo si riaccenda la fiamma verso questo grande dono che Dio ci ha fatto, ma anche lo sappiamo degnamente presentare alle nuove generazioni. Il vero piedistallo dove poggia la figura del nostro santo è il popolo devoto di Campi. Poggia nelle nostre menti, nei nostri cuori, nei nostri ricordi e soprattutto nel suo insegnamento. Con la sua umiltà, col suo servizio, con la sua carità, seppe subito dare un altro indirizzo alla presenza degli scolopi in città, e tutto il popolo veniva da Padre Pompilio
per chiedere aiuto e grazia, ma anche per dare. Auspichiamo che il gruppo marmoreo a lui intitolato, proprio in quella campi che lo ha visto morire, innalzato a ridosso di una strada, possa per i tanti viandanti, specialmente giovani, costituire motivo di una sosta riflessione in quella sfrenata corsa verso il qualunquismo, i falsi miti e le corse con gli occhi bendati. C'è bisogno di guide e testimonianze coerenti per innescare la scintilla del vero amore. Ci guiderai, tu ci salverai, gli occhi.